Antonella Anghinoni, ben arrivata. Grazie. Ben arrivata e grazie di essere con noi. E come sempre con noi Antonella Civale. Antonella, buonasera. Grazie. Allora, oggi Antonella Anghinoni ci porta una storia d'amore molto particolare e non positiva. Tra quali personaggi? No, perché abbiamo sempre visto storie positive fino adesso, no? In cui l'amore in realtà dava vita. Invece oggi vedremo una storia in cui l'amore dà la morte proprio, perché rende l'uomo succube. Bisogna stare molto attenti, io dico sempre, a trovarsi la persona giusta. E infatti qui abbiamo una donna che trama, Los che trame, una donna di potere. Acab e Jezabele, e con questa, lo diciamo sempre, l'ascolto della parola della Bibbia, però il tutto, grazie ad Antonella Anghinoni, poi applicato alla vita di tutti i giorni, no? A tutto quello che continua ad accadere nella storia dell'uomo. Ma possiamo andare subito con la prima lettura o vogliamo prima spiegarlo? Vorrei prima dire due cose piccole, esatto. Piccole, perché la lettura è Primo Re 21, ma prima c'è Primo Re 18. In realtà tutta la storia comincia a Primo Re, al capitolo 16, sì. Quando il re Acab, re del nord di Israele, Samaria, suo papà è quello che ha proprio edificato la città di Samaria, la capitale del regno del nord, decide di sposare questa donna straniera, perché Jezabele è una donna straniera, è figlia del re di Tiro, quindi probabilmente c'era un'alleanza di tipo anche politico, un'alleanza che ha portato ricchezza nel paese, solo che Jezabele mangiava alla sua tavola, anzi lei dava da mangiare a 450 profeti di Baal. Lei con il suo cuore, perché suo marito l'amava tantissimo, lei porterà il marito a fare idolatria, quindi diventa anche simbolo di negatività del mondo biblico. C'è stato in Primo Re 18 un episodio terribile, poi vedremo 21 che sarà ancora peggio, in cui sul Monte Carmelo Elia tenterà l'unica voce che si erge in questo silenzio assordante di tutto il popolo che è complice di questa sovranità negativa, perché qui c'è davvero l'uso del potere per uccidere, non per dare la vita. In tutto questo silenzio assordante si erge solo la voce del profeta. Il profeta Elia che tenta da solo, ecco la solitudine del profeta, di fare questo sacrificio e infatti poi alla fine del capitolo 18 lui stesso scannerà i profeti di Baal. Ma poi più tardi spiegheremo anche questa violenza. E poi subito dopo ci troviamo il culmine del potere. Ecco, Primo Re 21. Antonella Civale. Primo libro dei Re, capitolo 21, versi dal 4 al 7. Acab se ne andò a casa amareggiato e sdegnato per le parole dettegli da Naboth di Israel, che aveva affermato: «Non ti cederò l'eredità dei miei padri». Si coricò sul letto, voltò la faccia da un lato e non mangiò niente. Entrò da lui la moglie Jezabele e gli domandò: «Perché mai il tuo animo è tanto amareggiato e perché non vuoi mangiare?» Le rispose: «Perché ho detto a Naboth di Israel: cedimi la tua vigna per denaro, o se preferisci ti darò un'altra vigna. Ed egli mi ha risposto: non cederò la mia vigna». Allora sua moglie Jezabele gli disse: «Tu eserciti così la potestà regale su Israele? Alzati, mangia e il tuo cuore gioisca. Te la farò avere io, la vigna di Naboth di Israele». E non è un invito a dire non ti preoccupare. No. No, è peggio. Proprio, è peggio. Sì. Che cosa succede? Allora, chi era Naboth intanto? Naboth aveva questa fortuna, ma anche sfortuna, diciamo la verità, perché lui aveva l'eredità di una terra attaccato alla reggia. E quindi il re un giorno aveva deciso di farsi nella terra di Naboth, che era un contadino, aveva una proprietà vicino alla reggia. Allora, in ebraico in realtà è scritto un giardino di ortaggi. Si vede solo dall'ebraico questa parola, perché il giardino di ortaggi era chiamato l'Egitto. Quindi c'è un richiamo alla schiavitù d'Egitto, alla terra d'Egitto, mentre la terra promessa
era per eredità. E Naboth non vuole venderla al re, non vuole neanche cambiarla, perché quella è l'eredità dei padri. Ed era la cosa più importante portare avanti l'eredità dei padri. Quindi Naboth dice di no al re. Il re torna a casa, come abbiamo visto, come un bambino capriccioso. È bella la scena, no? Si gira di fronte al muro, mi sembra proprio un bambino quando è arrabbiato, no? Non vuol mangiare, si gira di fronte al muro, la moglie lo vede, diciamo, beh, che materna la moglie che si preoccupa. No, in realtà la moglie dice, come, tu sei re? Sei un... non eserciti come dovresti il tuo potere. Esattamente. Però lui in realtà aveva rispettato lì Naboth, però si era comportato da bambino capriccioso. E noi lo vedremo infatti che questo re nelle sue mani diventa un fantoccio, uno zerbino se vogliamo, perché lei cosa fa? Prende il suo sigillo del re, scrive una lettera e lo manda agli anziani della città dicendo di indire un tribunale e di, qui un tribunale farsa possiamo dire, di fare denunciare Naboth con due falsi testimoni. Due falsi testimoni ci riporta direttamente al processo di Gesù, questo è molto interessante, anche questi due falsi testimoni che accusino Naboth di lesa maestà, cioè di aver maledetto il re ma anche Dio, e quindi che venga lapidato. Lei usa il potere per avere la proprietà, per una setata di potere, questa è una donna orgogliosa, molto forte, e il marito cosa fa? Il marito è un fantoccio nelle sue mani, quindi lei prende addirittura il sigillo del marito, è lei quella che regna, non è più producendo lui. Un falso in tutti i sensi. Un falso. Un falso e un atto criminale. Certo. Allora, siamo sempre dal primo libro dei Re, al capitolo 21, nei versi che vanno dal 23 al 25. Poi li commentiamo subito con Antonella Anghinoni. Antonella Civale. Anche riguardo a Gezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Gezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Gezabele l'aveva istigato. Queste sono le parole del profeta Elia, perché Gezabele ce la fa ammazzare Naboth, Naboth viene lapidato. Allora cosa fa lei? Lei va subito da suo marito e gli dice: adesso prenditi il territorio che vuoi, il territorio è libero, Naboth è morto. Però in tutto questo male il Signore non tace, manda Elia. E quindi Elia fa questo giudizio sia su Acab che su Gezabele. Ma è interessante vedere qui come si comportano di fronte alla voce del Signore. Acab, sentitosi accusato, si pente. Acab davvero si pente, cioè capisce di aver sbagliato. Capisce l'errore. Sì. L'errore c'è stato certo. Un uomo ucciso in maniera... Ingiusta, completamente ingiusta, con un sigillo che era quello del re e non poteva usarlo la regina. Certo, ma Gezabele non si converte assolutamente, anzi lei si indurisce ancora di più. E qui vediamo che di fronte alla voce dei profeti, di fronte alla voce del Signore, si possono sempre scegliere due strade. La strada del pentimento e comunque del riconoscere il proprio errore di fronte a Dio. Acab morirà, certo. E morirà anche prima di lei, morirà in battaglia, ma lui comunque sarà perdonato. Lei invece sarà forte e dura fino alla fine. E questo, prima di arrivare ancora ad una lettura, applicato nella storia dell'uomo, in qualsiasi epoca, è sempre quella riuscire a capire che un errore, anche gravissimo, commesso, se porta dentro di noi la comprensione di quello che è stato fatto e il pentimento, quantomeno ci offre una strada di redenzione, no? Certo, assolutamente. Infatti questa storia richiama perfettamente la storia di Davide con Bezzabea, che anche lì c'era stato il peccato, c'era stato l'adulterio, lì un peccato diverso, però c'era stata sempre l'uccisione, Uria era morto, è di un uomo, anche lì avevano ammazzato, però Davide si pente e quindi viene perdonato.
Qui invece Jezabele sceglie ancora il dominio e il potere come usurpazione. Secondo Libro dei Re, capitolo 9, versi che vanno dal 35 al 37. Andati per seppellirla, non trovarono altro che il cranio, i piedi e le palme delle mani. Tornati, riferirono il fatto a Jehu, che disse: «È la parola del Signore, che aveva detto per mezzo del suo servo Elia il Tisbita: nel campo di Israel i cani divoreranno la carne di Jezabele, e il cadavere di Jezabele sarà come letame sulla superficie della campagna nel campo di Israel, così che non si potrà più dire: questa è Jezabele». Questa morte, che cosa significa? Sì, ai nostri occhi leggere una pagina così, queste pagine non sono molto lette nella Bibbia, ai nostri occhi sono cruente, sono pagine cruente. Lei viene gettata dalla finestra, in realtà, poco prima si dice nel testo biblico, viene gettata dalla finestra quando Jehu, che aveva fatto un colpo di Stato, perché era morto nel frattempo anche suo figlio, Jehu aveva fatto un colpo di Stato e lei, bellissima la scena, perché quando se lo vede arrivare a casa, il nuovo re di Israele, lei cosa fa? Si trucca, si pettina, sì, fino alla fine, cioè lei muore regina tutta ad un pezzo, quindi forte del suo ruolo, e aspetta il nuovo re. In realtà la butteranno giù dalla finestra, lui dirà: buttatela giù dalla finestra, chi è con me? E lei sarà scaraventata dalla finestra, i carri le passeranno sopra, il sangue schizzerà. Noi quando vediamo queste scene, certo, diciamo, certo, ma cosa sta succedendo? In realtà qui siamo di fronte a delle pagine della Bibbia che ci dovrebbero davvero consolare. Allora, in termini, diciamo, di università si direbbe escatologia presentica. In termini semplici diciamo così, che quando raccontiamo le favole, nelle favole il bene vince sul male, il male viene completamente eliminato, e qui la Bibbia ogni tanto ti fa vedere che nella storia in cui anche noi stiamo vivendo oggi il male si elimina da solo e quindi ci sarà il bene che regnerà. E questo merita davvero un applauso, non solo per l'interpretazione di Antonella Anghinoni e la spiegazione che dà di queste pagine, ma anche per queste parole dette. Grazie. Io ringrazio intanto Antonella Civale, grazie sempre per la perfetta lettura. Grazie ad Antonella Anghinoni per essere stata con noi, biblista che spiega la Bibbia a tutti noi dell'ora solare. Grazie. Grazie. E a questo punto abbraccio, forza. Allora, venite qui e concludiamo alla nostra solita maniera. Venite, venite, sì, sì, poi grazie anche ai nostri cameraman, i nostri operatori, perché in questo momento è un po' caotico, ma l'ora solare ritorna domani. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, la recita la conoscina della Divina Misericordia, e poi siamo noi, e poi l'ora solare, lasciate le finestre spalancate. Ci vediamo domani, grazie, grazie a tutti. Grazie Antonella, grazie, grazie, grazie mille. Che il bene trionfi.